Visite ricchi. Guarda queste case. Grandi giardini, non steccati bianchi. È sogno americano, Tommy? Sembra di sì. Non fa per te? No, signore. Mi piace restare vicino al lavoro. Non farti ingannare da prati e fiorellini. Ci stanno più criminali qui che in tutto il resto della città. È per questo che siamo qui? Più o meno. Sul libro paga di Morello c'è un procuratore di nome Watkins, un vecchio amico di Ghellotti, pare. Il consigliere comunale? Esatto. Morello gli ha spifferato che c'entriamo nella morte del figlio di Ghellotti. Watkins è sul piede di guerra e vuole vendicare il suo amico. Pare che abbia alcuni testimoni chiari. Sappiamo i nomi? Sì, ma ci lavorano Polly e Sam. Tu devi occuparti di un'altra cosa. Portami tutto ciò che Watkins ha su di noi. Dove tiene le prove? Nella sua cassaforte. Non sono uno scassinatore. Non ti preoccupare, te sto portando da Salvatore. È sbarcato da poco, ma può aprire qualsiasi cosa. Portalo alla villa, trova la cassaforte e lui fa il resto. Che genere di accoglienza mi aspetta? Niente di ingestibile. Watkins andrà a teatro, la casa sarà vuota a parte la sorveglianza. Lo studio al piano terra e, secondo l'informatore, la cassaforte è morata. Una volta aperta da Salvatore, prendi le prove e filate. È lui, capo? Sì, è picciotto. Salvatore, tutto bene? Salvatore. Sì, grazie. Don Salieri. Molto bene. Sai cosa fare? Non mi deludere. Sì, ho capito, sì. Tommy, se incontrate Watkins, non ucciderlo, ci darebbe solo grane. D'accordo, capo. Buona fortuna, ragazzi. Tommy. Tommy Angelo. Piacere di conoscerti. Meraviglioso. Per favore. Parli nantecchiare siciliano? O capo, durissimo piano. Scusa, non parlo il dialetto. Perfetto. A posto. Hai capito, o piano? Sì, il capo mi ha informato. Ok, per favore capisci. Trasemo in tuo giardino un turcioniato senza farci sentire in inverire. A casciaforti sta a rire un guaccio, un primo piano. Tu rammi un'antichia di tempo e lascia fare tutto a mia. E da casciaforte ci avrà sicuramente... Ha detto, non parlo il dialetto, parla solo dialetto, quest'altro, ok. Bene. Si può tagliare qua. Sarà una notte lunga per tutti e due. Minchia. Ma forse facevo prima non tagliare, vabbè. Ok, ora ascoltami. Fai come me. Non farti scoprire. Sì. Nessun rumore forte. Forte? Sì. Faccio io. Riaprire cassaforte. Aprire cassaforte. Cristo. No. Ok. Ma non ci intendiamo, radio. Ascoltiamo la radio. Perfetto. Niente male come panorama. A volte sto paese è meraviglioso. Ok, devo fermare qua. Ecco. Ce la siamo, gioco. Passato o muro o giardino. Cosa? Lo faccio vedere. Oh, un labirinto. Sì, un giardino intorcioniato. Resta qui, parla, io penso alle guardie. Non lo sapia, in America c'hanno i giardini. Ok, ce ne sono altre due... Una sinistra, una destra. Vorrei una notte.
notte di riposo. Andiamo da quest'altro. Mi piacerebbe avere una notte di riposo. E anche a me. Adesso riposerei per tutta la notte. Anzi, anche per il giorno dopo, per sempre, cos? Ok, c'è uno qui. Serata per stare qui impalati. Prendiamogli anche l'arma. Vediamo un attimo. Ok, c'è uno. Ok, anche in questa zona sopra c'è uno qui e uno dall'altra parte. Vorrei una notte di riposo. Anche lui vuole riposare. Ti è contento. Aspetta, questo qui è il Thompson. Prendiamo il Thompson, va. Ok, ho visto l'altro. Corriamo sto pezzettino qua, tanto non ci sente. Teoria fatta. Dovrebbero essere finiti. Ecco. Salvatore, dove sei? Via libera. Domi, io qui. Ma dov'è? Dove diavolo è andato? Casogno, Domi. Non ci voleva questo qui. Money. Ma dov'è? Ah, è qua. Domi! Sei uno tosto tu, eh? Cosa? Entriamo in sta villa su Salvatore, ho già perso troppo, fin troppo tempo. Apri! Cavuscio! Pazza di scassinatore sei! Cerca! No! Non guaccio! Che? Non guaccio. Da Vinci, Caravaggio. Lo capisci? Dipinto? Vuoi dire che è dietro un dipinto? Sì, sì. Ok, ho capito. Che no. Ci tocca controllare un'altra stanza. Se mi ricordo bene questa missione, la cassaforte era al piano di sopra. Il problema è il piano di sopra dove, però? Ah, forse è qui. Sembra l'ufficio. Sì, è qua. Bravo. Scusa. Prego. Vediamo che sai fare. Merda. Sbrigati, Salvatore. Pazienza, pazienza. Ma che pazienza, muoviti! Ottimo lavoro, scusami. Ancora! Davi ha detto l'allarme! Cosa? Minchia, ora siamo fottuti! Non importa, forza, dobbiamo filarcela! A me non avete preso quello che produsste, non ti qua. La cassaforte è nel suo studio. Più sei grosso, più sei facile da colpire.
nice. Ne manca ancora uno. Se non sbaglio. Salvatore, stai indietro. A loro ci penso io. Eccolo. Gli altri due hanno il Thompson, però. Prendetelo dal fianco! Esci fuori che adesso il pompa. Ok. L'altro. Tutti gli agenti, colpi d'arma da fuoco, okay. Rispondete. No, avete il permesso di sparare. Ti ho capito subito, era ora. Arriminati cosa? Dai, sali su sta cazzo di macchina. Non gira sta macchina, ok. Palazzo, semina gli sbirri! Lo so. Qualunque cosa tu abbia detto, lo so. Polizia. Vediamo se riusciamo a tagliare questa zona. Porca troia. Dai, ma cos'è? Oh, ma mi sono incastrato su un cazzo di ramo. What? Bella magia. Levatevi. Oddio, ho fatto un casino assurdo. Però li sto seminando, non so come. Nice, li ho seminati. Ho fatto un casino assurdo, però. Dove ti porto? A casa. Sì. A casa grande. Dov'è casa tua? Sesta e Maple. Ok, andiamo. Tra la sesta e Maple. Salvatore, ma quanto lontano abite? Possibile che c'è un... ogni due metri c'è una cazzo di pattuglia della polizia. Non posso mettere il... non posso togliere il limitatore. Fanculo. Quanto lontano abita sto tizio, scusa? Non beh, neanche troppo, però un po' sì. Niente, c'ho la pattuglia della polizia dietro, è incredibile. Ok, ora possiamo toglierlo un po' distante. E c'è un poliziotto lì all'angolo. Io boh, cioè, è un'altra pattuglia. Questo gioco proprio ti vuole... spegni sta radio. Ti vuole far andare slow, cazzo. Dagli a dire una cosa. O nostro prossimo travaglio, ci penso io a cacciaforti, o capisti? Capi picca un ci moriant a Giavilla. E ci colpi solo tu. E impara un'anticchia di siciliano. Per rispetto alla nostra terra. È come parlare un omegano. Usaccio. Ma minchia, te la vi a dire. Un l'affare mai più, eh? Mai più! Ok, sì... certo. Non ha capito niente, ok. E ha riacceso da solo la radio, va bene. Va bene... no! Cioè, incredibile, cazzo. Ogni due metri c'è una cazzo di pattuglia, boh. È carina comunque questa missione qua. Buonanotte. Notte. Ah, è finito così il capitolo. Nice. Oh, facciamo un altro, direi. Ah, vabbè, è vero, devo selezionarlo da qua.
che è questo qui. È l'ultimo carico di roba buona, capo. Lo so, ho conservato quelle bottiglie per 10 anni. Ma ci servono soldi. Portatele via. Sentito? Caricatele. Che piacere vedervi. Capo, che ne pensa del lavoro con Salvatore? Sei stato bravo, Tom. Ghillotti non ha più nulla su di noi. Abbiamo guadagnato tempo. Almeno finché bastano i soldi. Forse possiamo fare un occhio basso, capo. Sam mi ha detto che hai un piano. Già. E le piacerà. Faremo un bel gruzzolo e faremo saltare qualche dente a Morello. Ok, cosa hai in mente? Un paio di settimane fa mi stavo rilassando nella cigar lounge del Blue Tropics. E che? Un bordello da 4 soldi. 2 stanze totalmente spoglie coi materassi a terra. E per gente rispettata. No. Hanno il bar e tutto. Comunque, un cliente era ubriaco fradicio e tormentava la madama con tutti i suoi problemi. Ha attirato la mia attenzione col suo accento del cazzo. Ripeteva ancora e ancora di questa bella attività che era riuscito a tirare su. Ma gli schiavi per cui lavorava pretendevano una fetta e avevano deciso di rompergli il naso. Gli hai pagato il conto? E certo che no. Però l'ho accompagnato fuori e l'ho portato a una tavola calda per aiutarlo a riprendersi. Ci mettiamo a parlare e viene fuori che il suo nome è Gates. È un campagnolo e viene da Kentucky. Un contrabbandiere. Meglio. Suo padre possiede un paio di distillerie. E vi lascio immaginare chi è il loro unico acquirente da queste parti. Morello. Ma pensi che voglia tagliare i ponti? Già. Ma lo sono lavorato bene, capo. Stanotte ha un altro grosso carico. Ma ha convinto tutti i suoi uomini ad arrendersi. Non dobbiamo fare altro che simulare una rapina vera e propria. Non lo so, Poli. Ti fidi davvero di noi? Morello non gli piace, questo è chiaro. E poi non abbiamo alternative. Siamo quasi alla canna del gas, giusto, capo? Che ne pensi, Tom? Dobbiamo rimpiazzare il Canadian. Se per Poli questo Gates è la soluzione, per me va bene. Dov'è l'incontro? Ha grosso parcheggio già in centro. Ok, bene. Ma stavolta vedete di non fare minchiate. Portate anche Carlo e Little Bill. Cosa fatta, capo? Quando avete il furgone, tornate subito qui. Non la deluderemo, capo. Non farmi pentire di averti concesso di andare in giro con i ragazzi. Non si deve preoccupare. Lo so, se ne preoccupa Tom, infatti. Ah, me ne devo preoccupare io? Autista, capo. Ok, fortuna, allora. Se lo dici tu. Sì, ma Little Bill vi stanno aspettando in giro. Stai bene, Carlo? Sembra uno che se l'è fatta sotto. Ah, vaffanculo. È il tuo momento di gloria, eh? Finalmente sei con i ragazzi. Senti, passo più tempo io con il Don che tutti voi messi assieme. Certo, certo, lo aspetta fuori finché non ha finito con le sue puttane. Lol. Se non mi volete, non vengo. Nessun problema. Il capo non lo verrà a sapere. No, se il capo ha detto che vieni, tu vieni. È solo che c'hai l'aria di uno che va a farsi una scampagnata. E non voglio che Gates pensi che siamo dei deboli. A ogni modo, perché Gates ce l'ha con Morello? La prima volta che Gates ha fermato i furgoni, Morello ha deciso unilateralmente di modificare i termini. E già che c'era, ci ha rotto il naso come parte della rinegoziazione. Se Morello viene a sapere che siamo coinvolti, è la volta buona che glielo stacca. E questo dobbiamo fingere di rapinarlo. Così tornerà dal suo paperino raccontando la storia a strappalacrime di come è stato derubato e minacciato con le pistole. Convincerà il vecchio che Morello non sa proteggere la merce. E a quel punto ci servirà un nuovo compratore e suggerirà un tipo affidabile chiamato Salieri. Questo piano fa una piega. Tom. Poli me l'ha raccontato ieri e in qualche modo sembra già peggiorato. Ascolta, Lol. Quando farai un lavoro vero per il capo, invece di scherzare. Non so perché giro, qualcosa andrà storto, allora, sicuramente. Sarà allora potrai dire la tua. Fino a quel momento, vedi di tenere chiusa quella cazzo di fogna. A parte che lo so già, che più o meno mi ricordo sta missione qua. Poi non venire a piangere da me quando Morello non è male. Che stai insinuando? Che cazzo stai insinuando? Ragazzi, fatela finita.
Cristo. Ci lavoro spesso qui. Il parcheggiatore si accontenta di poco. Non fanciare nessuno finché qui ci sono io. Ok, ci siamo. Gates sta aspettando all'ultimo piano. Tutto tranquillo per ora. Solo chi lavora alla macchina. Dalle 9 alle 5 questo posto è deserto. Beh, noi abbiamo un lavoro, ma siamo qui. Quell'accio tipo di lavoro. Quell'ultimo piano dove. C'è qualcos'altro che dobbiamo sapere su Gates, Poli? Solo che c'ha il naso rotto e le casse piene di roba buona. L'ideale per noi. No! L'ideale per Oddio, noi. Volevo tagliare e mi sono schiantato contro il pilastro, vabbè. Perché c'è laggiù? Poli! Parcheggio di merda, però, ok. Sì, anche per me, Gates. Beh, spero sappiate riconoscere il buon whisky. Beh, non sono esattamente un esperto. Tommy? Sì, è buona. Il primo pagamento. Se il don è soddisfatto, finanzierà altri carichi. I quantitativi aumenteranno costantemente. E noi saremo ricchi, ragazzi! Beh, è sempre un piacere fare affari con persone rispettabili come Don Salieri. Quindi, porgigli i miei rispetti. Ma certo. Ora dobbiamo solo chiudere questo affare. Oh, Cristo, olio! No, no! Tranquilli! Che c'è? Ve l'ho detto che all'apparenza doveva sembrare una rapina, no? Quando avrò finito in questa città mi toccherà rifarmi il naso. Puoi stare tranquillo. Con tutti i soldi che ti farai potrai comprartene uno nuovo. Ecco, sapevo che qualcosa andava storto. E filate, ci pensano i miei ragazzi. Andate, toglietemi di mezzo tutti quelli che incontrate più avanti. Io resto con il piccoletto. Carlo, sali sul taxi. Non ci servi da morto. Tommy, cerca gli altri, non è ancora finita. Forza, te do una mano. Ah, devo tipo scortare il furgone, ok. Ok, qua sarà pieno, ovviamente. Ehi, ne arrivano altri! Esci fuori. Oddio, ho sprecato tantissimi colpi per niente. Ok, questo entra qua dentro. Ok. Cristo, non riesco a prendere quello lì. Devo cambiare riparo e andare qui dentro. Ce n'è ancora uno. E dai. Mi ha rotto le palle questo qua. Cristo santo!
Oh, mi sono rifatto un po' di colpi del Toms, almeno quello. Ah, aspetta, qua c'era un medikit, se ho visto bene. Come ha fa- hanno fatto un casino di danno al camion, what? Quando glielo avrebbero fatto? Bella, sono saltati tutti per aria. Ok, devo attivare il sistema antincendio. Ok. Oh, ci sono anche delle granate qua, nice. E anche un medikit. Mega stonks. Ora siete a posto, ragazzi. Adesso però arriverà altra gente, scommetto. Quanti cazzo sono? Ho chiamato gli amici, Tom. Ora quello stronzo non esce fuori. Vado da questa parte e non lo riesco comunque a prendere. Ok, nice. Lo di ammo. Lo conosco, Morello l'ha lasciato in giro a ce uomini. E dico molti uomini. Parla con Sam. Prendi una macchina e coprimi le spalle. Sì, Sam. Ah, ok, abbiamo finito qua. Ma che cazzo avrà fatto Morello a scoprire dell'accordo? In questa città nessuno si fa i cazzi suoi. Per il momento portiamo gli alcolici al magazzino e cerchiamo di non morire. Ce lo sapevo! Ne andiamo a girare calcagna! Ok, cerchiamo di rallentarli. Capiscele dove fa male. Mi levate dalle palle. Morello ci ha mandato degli accefotto di uomini. Un'altra auto punta al furgone degli alcolici. Ok. Sam sta passando per la Baraccopoli. E allora facciamolo allora, anche noi. Ma che cazzo è sta cosa? Vabbè. Però non stanno arrivando altre auto nemiche lì da Sam. No,
No, no, ok, ma non ci ho mancato poco e mi schiantavo su quel palo. Forse li abbiamo seminati. Grazie al cielo. Andiamo a casa, vediamo cosa abbiamo. Abbiamo gli alcolici. Voglio dire, non è andata secondo i piani, ma abbiamo gli alcolici. Già, anche se mi sa tanto che stasera io e te ne berremo un bel po'. Direi che ce lo siamo meritati. Bene. Sembra una calibro 38, opera di quelle di Morello. Sì, li abbiamo sistemati. E il picciotto del Kentucky? L'hanno colpito alla spalla, ma è un tipo tosto. Lui e i suoi sono andati via appena abbiamo steso i sicari di Morello. La boscata darà a Gates al padre un accomodevo per far fuori Morello da business. Sentiamo se questo sciacquamodella è valso il disturbo. Ottimo. Mi occuperò dei dettagli col padre di Gates. Con questa delizia del Kentucky torneremo sulla cresta dell'onda. Bel lavoro, ragazzo. Sono fiero di te. Sono fiero di tutti voi. Alla salute! Salute! GG, allora. Bene.